Oggi una iniziativa per non dimenticare nella giornata dello Shoah qui alla chiesa San Lorenzo. Ecco, ci parli meglio dell'iniziativa e perché, da cosa scaturisce? L'anima del libro, la Shoah, conoscere con l'arte, la mostra itinerante delle sculture di Manlio Geraci per dare la possibilità di approcciarsi al momento storico della giornata della memoria con il momento della conoscenza attraverso l'arte, libri bruciati, piedi che camminano senza colpi, corpi, mani puntate verso l'alto, al Museo Diocesano i documenti originali della Shoah, una ricevuta del riscatto dell'oro e una scheda di carcerazione perché di nazionalità ebraica, la rivista La difesa della razza, il contatto anche con i documenti per aiutare noi residenti, turisti, visitatori, ragazzi delle scuole in maniera particolare ad entrare in contatto con quello che è stato ma perché non sia più. Fare memoria, ricordare, significa far sì che non possa accadere con nessun altro popolo e con nessun altro uomo. Anche se è un momento un po' particolare in cui l'Italia sta attraversando, che si vuole proprio ritornare all'indietro, ecco, con messaggi che arrivano anche da parte di una classe politica un po' forse troppo incosciente. E il messaggio è proprio questo, in un momento nel quale c'è la tentazione di ritornare a determinate forme di separazione di culture, di razze, di religione, attraverso anche i fenomeni migratori che ci sono, questa mostra vuole far fare una memoria con un cammino, partire da San Lorenzo, passare a Santa Maria dei Greci, dalla Cattedrale, dal Museo Diocesano e nel percorso ricordare che quando Dio creò Adamo non lo creò né bianco, né nero, né ebraico, né cristiano, creò l'uomo e come tale l'ho amato. Sì, questa è una grande iniziativa importantissima, non solo per Agrigento ma per tutta la Sicilia, in cui io espongo qui alla Chiesa di San Lorenzo delle opere contemporanee. Espongo tre installazioni, le 36 mani dei giusti, che indicano il cielo, quindi indicano una via celeste, i libri bruciati, che sono i roghi fatti dai nazisti, a Berlino, ma anche in altre città della Germania, durante il nazismo, libri che io ho dedicato ai deportati. Quindi ogni libro ha una sua importanza, perché ogni libro identifica la memoria su un deportato. Quindi questi deportati hanno adesso dei libri a cui noi pensiamo, perché siamo noi la memoria di questi deportati. Ci sono libri con più nero, con più grigio, che è la loro tristezza, con più colori vivaci, perché li ho colti in un momento di gioia precedente alla deportazione. E poi si arriva alla deportazione vera e propria, che sono i piedi in cammino. I piedi in cammino naturalmente sono lo sradicamento dalla famiglia, sono una sorta di rapimento, per cui ci sono questi piedi che camminano. Ma non c'è più il corpo, perché il corpo è stato sottratto, è stato rapito. Ecco, questo è un po' il messaggio, e il messaggio è naturalmente di capire quello che è successo e di non essere più indifferenti in un futuro, ma prendere posizione per la pace, per l'accoglienza, per la vicinanza agli altri, a tutti quelli a cui possiamo dare una mano, possibilmente. Abbiamo scelto dei documenti significativi per la storia della deportazione degli ebrei romani, e che sono appunto adesso esposti nel Museo Diocesano. Ho scelto una matrice per le ricevute dell'oro, cioè l'oro che i nazisti richiesero in cambio della vita degli ebrei, ma in realtà poi fu un inganno, e su ogni ricevuta c'è scritto il nome e la cifra di quanto ebrei e non ebrei avevano versato in quei giorni tra il 26 e il 28 settembre del 1943. E poi c'è una scheda invece compilata ovviamente in tedesco da un ufficiale del comando germanico a Roma nel marzo del 1944, subito prima dell'eccidio alle forze ardiatine, ed era una scheda identificativa di un prigioniero ebreo
Angelo Marino, in cui era definito l'età, il luogo in cui era nato, dove viveva, la sua professione, con specificato Iude, quindi ben evidenziato, e poi ucciso, quindi era la scientificità proprio del metodo nazista, si vede proprio anche da questo tipo di oggetti. È un'opera di sensibilizzazione molto importante, perché a parer mio è utile rinnovare il ricordo nelle persone di questa strage che è, diciamo, immotivata dal punto di vista umano. E fa male pensare ancora oggi che nell'indole di un essere umano, nella società, può essere, diciamo, ancora vissuto questo sintomo di odio verso una civiltà diversa che, diciamo, è perpetuo negli anni, perché come sappiamo la civiltà ebraica è stata sempre perseguitata nella storia dell'umanità, sia dal periodo egizio fino appunto alla recentissima Shoah, purtroppo. E pensare che queste cose non sono successe 3.000 anni fa, ma semplicemente neanche un centinaio di anni fa, diciamo, fa riflettere e fa anche tanta paura. Questo evento di oggi fa pensare, riflettere. Noi ragazzi siamo qua alla testimonianza insieme alle autorità che questi eventi non devono essere dimenticati, perché dimenticare questo genere di eventi fa, diciamo, ci fa rattristire, nel senso che noi ragazzi, ma insieme alle autorità, dobbiamo pensare avanti, ma soprattutto ricordare ciò che è accaduto e soprattutto farne tesoro, perché pensare che come un uomo è riuscito a realizzare la cosiddetta soluzione finale, andare contro a una razza, come ha definito lui, andare contro il diverso, facendo apparire come se noi dovessimo avere paura del diverso, cosa che oggi non dovrebbe per niente accadere.